Ci troviamo da Xiaomi a Milano, dove siamo stati invitati in anteprima a scoprire Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone che uscirà ufficialmente sul mercato il 30 settembre 2020 e che abbiamo la possibilità di testare in anteprima per darvi qualche opinione in merito. Partiamo dal fattore dimensionale, perché questo dispositivo ha delle dimensioni sicuramente molto molto importanti. Uno schermo di 6,67 pollici che si affianca a una tecnologia Full HD Plus per quanto riguarda la risoluzione e un refresh rate di 144 Hz che permette sostanzialmente uno scorrimento delle immagini decisamente più fluido e una fluidità generale percepita assolutamente migliore. Se io mostro le impostazioni del display, frequenza di aggiornamento, troviamo 60, 90 o 144 Hz. In questo caso, ovviamente, dipenderà da quanto vorremmo stressare la batteria e la nostra scelta. Io consiglio sempre, avendo a disposizione uno schermo di questa qualità, di utilizzarlo appieno. Ma per quanto riguarda di fatto quelle che sono le tecnologie implementate, non troviamo la tecnologia AMOLED per quanto riguarda lo schermo, bensì IPS LCD. Questa scelta è dovuta se da una parte a un compromesso a livello di prezzo, dall'altra alla facilità maggiore detta da Xiaomi di implementare la tecnologia di refresh rate a 144 Hz. Passiamo a un discorso però più pratico e più legato all'utilizzo dello smartphone. Processore 865 di Qualcomm Snapdragon e CPU Adreno 650 che si affiancano a due modelli di configurazione di memoria interna. Entrambi avranno 8 GB di RAM, quindi saremo tranquilli per quanto riguarda la memoria RAM, ma la scelta della memoria interna dipenderà da 128 a 256 GB. Non c'è memoria espandibile perché di fatto avremo qui su questo lato, cerco di mostrarvelo, il cassettino per le SIM, è modello dual SIM questo Mi 10T Pro, che permetterà l'integrazione di una SIM 5G affiancata a una SIM 4G o ovviamente due SIM 4G o una sola SIM 4G o 5G. Per quanto riguarda il discorso fotocamere, torniamo a un cavallo di battaglia di Xiaomi che cerca sempre di puntare in alto da questo punto di vista. Prima fotocamera da 108 megapixel per gli scatti fondamentalmente classici, quelli che abbiamo la possibilità di fare in quotidiano. Qui purtroppo la stanza non ci garantisce un ampio margine di test. Ho provato a farne qualcuno dalla finestra che abbiamo a disposizione e gli scatti sono sicuramente interessanti. Ovviamente il tempo, il clima non ci supportano oggi, però devo dirvi che a occhio nudo gli scatti non hanno particolari difetti. Ho provato a fare qualche scatto in wide, quindi con la fotocamera wide da 13 megapixel, qualche altro in modalità normale e qualcuno addirittura con la modalità del zoom. Però il discorso fotocamera io lo toccherei per quanto riguarda il 108 megapixel, che sicuramente permette degli scatti che andranno a coprire la maggior parte delle nostre necessità. Un dispositivo, come detto da Xiaomi stesso, puntato a una fascia giovanile, a una categoria di persone che poi è la generazione social e che sicuramente può colpire senza problemi questo tipo di target. Le dimensioni sono abbastanza importanti, quindi io con una mano faccio fatica ad arrivare al termine del display e non lo consiglierei senza cover perché sebbene il retro tenga abbastanza il grip in mano, ecco, sicuramente su questa categoria di prezzo eviterei di rischiare. Abbiamo comunque un retro lucido che trattiene abbastanza l'iridata e questo potrebbe essere un problema, ma le dimensioni servono fondamentalmente a integrare una cosa molto molto importante, batteria da 5000 mAh, quindi Xiaomi ci garantisce una durata di più di una giornata, ma soprattutto una ricarica rapida al 33 W che dovrebbe ricaricarlo nel giro di un'oretta e mezza, due. Direi che abbiamo detto sostanzialmente tutto per quel che riguarda l'anteprima di Xiaomi Mi 10T Pro, al di là dei prezzi. I prezzi differiscono a seconda della scelta tra il modello da 828 che costerà 599 € di mercato e il modello 8256 che arriverà a 649. Disponibile da qualche giorno dopo il 30 settembre, che sarà il giorno di lancio ufficiale sul mercato, su tutti i canali di vendita, quindi lo troveremo anche su Amazon, oltre che sullo store ufficiale di Xiaomi e nei vari negozi. Io credo di aver detto un po' tutto riguardo al prodotto. Vi saluto da Milano, ringraziamo Xiaomi per questa possibilità, per la possibilità di provare in anteprima Mi 10T Pro e vi aspettiamo alla recensione completa.